Per innanzitutto aprire l'archivio a tutti, no? Rendere pubblico, insieme che ci sia partecipazione, ci sia condivisione anche di tutti, e poi soprattutto per avviare un discorso di prettamente culturale, cioè quello di l'archivio che serve per iniziare a recuperare memoria e poi proiettarsi verso il futuro e dunque anche l'attualità. Documenti tutti di produzione dei vari vescovi, quindi le sante visite, tutto quello che riguarda l'amministrazione dei sacramenti, diciamo grosso modo tutto quello che è la vita curiale.